La sconfitta che nessuno di noi si aspettava, imprevista, siamo molto amareggiati. Arriviamo da 10 anni di amministrazione comunale ed è chiaro che in questi 10 anni abbiamo lavorato tanto per la città. Evidentemente c'è stato qualcosa che non è andato, però è chiaro che il trend nazionale ha penalizzato l'intera nazionale. Ha pesato tantissimo, in più anche al secondo turno. Il secondo turno ci ha sempre penalizzato, ci ha penalizzato nel 97, ci ha penalizzato nel 2004 e ci ha penalizzato adesso nel 2015. Il fatto che ci sia stata anche poca affluenza rispetto al primo turno, questo sicuramente è stato determinante per la sconfitta. Ma la tendenza che è venuta il centro-destra al ballottaggio è un po' sorprendente, si è ancora una volta evidenziata, secondo te? Sì, si è evidenziato ed è quindi un motivo anche, noi solitamente diciamo al primo turno, tendenzialmente al secondo turno abbiamo un elettorato che per un motivo o per un altro non va a votare, quindi è poco fedele e quindi questo chiaramente a ogni ballottaggio ci penalizza rispetto al centro-sinistra. Adesso sarete impegnati a fare un'opposizione? Ciao, io vi ho chiamato perché avevo Franzinelli, ma non mi rispondete. Ma Franzinelli un momento fa ha detto, dobbiamo imparare anche dalle sconfitte, diciamo, a continuare a lavorare. Adesso c'è Naspe, ma sta concludendo. Sicuramente la nostra sarà una posizione seria, una posizione di amministratore che conosce molto bene la città, quindi sicuramente il nostro obiettivo è di lavorare a favore sempre della città e per i cittadini. È chiaro che questa sconfitta penalizza interamente il centrodestra, ripeto, arriviamo da 10 anni ed è giusto che all'interno dello stesso centrodestra questa vittoria della sinistra, la sconfitta del centrodestra venga comunque analizzata e soprattutto venga approfondita per capire quali sono le ragioni che ci ha portato a una sconfitta così pesante. Quindi analizzerete anche comunque le designazioni che avete fatto, anche le candidature, l'analizzerete a mente fredda, indipendentemente dal valore, senza voler indagare sulle candidature, però certamente qualcosa sì, non ha sta parlando Gaetano Nastri. Sicuramente per quello che riguarda il Popolo della Libertà, il Popolo della Libertà ha fatto un grandissimo risultato, perché arrivare quasi al 29%, quindi un dato in controtendenza rispetto al dato nazionale e regionale e ci porta a essere oggi la prima città del Piemonte. L'analisi che dovremmo fare all'interno del centrodestra è perché si è arrivata a questa sconfitta ed è chiaro che bisogna anche verificare quali sono state le motivazioni vere di una debacle così evidente. Grazie. Ecco Paolo, avete sentito le